Allora, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere, ho il piacere di avere sulla nostra pagina un'amica e una grande professionista di home staging, Fosca De Luca. Ciao Fosca e benvenuta. Ciao Alessandro, grazie e buongiorno a tutti. Do qualche numero, qualche tuo numero, in modo tale che chi non ti conosce ancora in Italia, inizia ad avere un po' di familiarità con te. Abbiamo avuto già una tua intervista, sei già stata mia ospite qualche tempo fa, all'interno però del gruppo privato di Aste Giudiziarie Strategy. Oggi siamo invece sulla pagina pubblica, quindi qualcuno di nuovo ci sarà a guardarti e a guardarci. Bene. Allora, possiamo dire che ti sei occupata di vendita e collocazione all'incirca, fino ad oggi, di circa 300 immobili in Italia. Dal 2015 ormai hai una scuola, quindi hai fondato una scuola che si occupa di home staging in Italia ed è tra le più rinomate. Quindi adesso poi diamo anche il tuo sito internet così ti possono venire a trovare per chi è interessato. Certo. E sei anche presidente dell'Associazione Nazionale Home Staging Lovers in Italia. Quindi hai un curriculum di tutto vanto e chi vuole trovarti e chi vuole seguirti può farlo attraverso il tuo sito Fosca De Luca, va bene come indirizzo, giusto? Foscadeluca.com, sì, perfetto, poi da lì Perfetto. c'è l'accesso sia al sito della scuola che a quello professionale, diciamo. Esatto, perfetto. Allora, Fosca, presentati un attimo, fatti conoscere da chi ancora non ha avuto modo di conoscerti e dici un Certo. po' di te. Allora, innanzitutto ho iniziato ad avvicinarmi allo staging nel 2012. Sono un ex agente immobiliare, quindi ho vissuto diversi anni del boom economico, del mercato immobiliare. E poi dopo ho vissuto invece gli anni, diciamo, del declino. In quel periodo lavoravo in un'impresa di costruzione e ho iniziato, dopo ho capito che mettevamo in pratica delle forme di home staging, cioè cercavamo di migliorare questi immobili il più possibile per quello che facevamo noi, cioè dal punto di vista dell'impianto elettrico, della posizione esatta degli impianti. Infatti questo è un lavoro che adesso mi ritrovo a fare con gli investitori immobiliari, appunto, che spesso mi contattano anche prima che l'appartamento sia finito, anzi sarebbe la soluzione Certo. ottimale, perché scegliere la disposizione più funzionale ma anche emozionante del divano, della zona giorno, del tavolo, vuol dire poi mettere nel punto giusto la presa della TV, le varie prese elettriche, dove magari mi ritrovo spesso a voler mettere un bel punto luce, una bella piantana vicino a un divano, faccio un esempio, e non c'è una presa e bisogna mettere delle gran prolunghe, una cosa molto antipatica. Che invece si può ovviare lo stesso con il lampadario posizionato sopra il tavolo o se si vuole creare una console che adesso vanno tipo l'angolo snack bar nella cucina, ad esempio. Quindi ci possono essere tante soluzioni interessanti che è necessario vedere subito nel momento della realizzazione dei lavori. E così in quegli anni l'impresa di costruzioni mi ha seguito e io ho iniziato a scegliere dei pavimenti migliori, dei rivestimenti più belli, dei formati grandi, i parquet, delle plance, non dei piccoli stellini come usavano ancora negli anni 90. E abbiamo visto infatti che già quello allora funzionava, riuscivamo a vendere gli immobili, io lavoravo a Bologna, più delle tante cooperative che c'erano a Bologna. Poi dopo un certo punto non bastava più neanche quello, erano più belle, però rimanevano lo stesso invenduto di questi appartamenti. E quindi abbiamo iniziato a pensare a contattare dei negozi di arredo, come fanno ancora ogni tanto qualcuno, per farsi prestare dei mobili, per farsi arredare la cucina, eccetera, eccetera. Abbiamo capito dopo, e dopo infatti ho studiato l'home staging, ho approfondito, ho iniziato, che non è una pratica vincente. Gli italiani, a meno che non si tratti di piccoli monolocali, ma mediamente l'italiano si vuole scegliere la sua cucina. Tu prendi 10 italiani diversi, si fanno una cucina completamente Certo, diversa. sì. Quindi la Certo.
scelta di arredare già una cucina è un investimento che quasi mai viene ripagato poi quando si va a rivendere l'immobile. Eh beh, certo, e certo. Quindi nasce l'home staging. Che cos'è l'home staging? È una messa in scena, cioè è un realizzare visivamente per il potenziale cliente quello che si voleva fare con un arredo vero e proprio, dove però i costi diventano troppo alti, non economici, non recuperabili dalla vendita dell'immobile. E quindi noi creiamo questi allestimenti temporanei per la durata della vendita dell'immobile, dove usiamo le cucine di cartone in genere, dove mettiamo dei divani, delle sedie, sono in parte veri, non è che siano tutti finti gli arredi. Sì. E hanno due funzioni fondamentali. Una è la parte funzionale, e quindi capire esattamente come va ad arredarsi uno spazio, e questo è importante perché veramente molte persone non riescono a capire, non si rendono conto che in una camera ci può stare sia il letto che l'armadio, ad esempio. E poi c'è la parte emozionale, che anche questa vi assicuro che è altrettanto importante. Perché la maggior parte delle case vengono acquistate la decisione dalla donna, questo si sa, e la donna si sa che acquista di pancia e quindi si deve innamorare della propria casa, e quindi l'home staging serve a far scattare l'innamoramento. L'emozione, sì. Diciamo che sì. Deve essere un amore a prima vista, ecco. Però deve essere un amore a prima vista. Mi è piaciuta molto la tua descrizione di messa in scena, perché poi alla fine è come se fosse un diciamo, non è un'opera teatrale, ma è un film, cioè tu devi far vivere... Una rappresentazione teatrale, sì. Ecco, diciamo che devi far vivere in anticipo, ancora prima che acquistino la casa, quello che potrà vivere la persona, in questo caso, come hai detto. Ecco, quindi a proposito dell'emozione, ecco, di quello che hai detto, l'emozione è la prima cosa che scaturisce nelle persone, hai detto nella donna in particolare, soprattutto quando si vendono le case, perché molto spesso, a parte che vediamo ormai, vi basta fare un giro sui vari portali classici di vendita di immobili, e anche quando ci sono delle agenzie di mezzo, nella maggior parte dei casi si vedono foto veramente oscene, cioè dal detersivo alla scopa che si vede, e vengono pubblicate come, poi chiedono anche dei prezzi esorbitanti, nonostante ci sia in alcuni casi questa cultura scarsa dell'immagine. Vogliamo essere buoni, diciamo, in alcuni casi, ecco. Diciamo la verità. Diciamo la verità. Quindi parlaci in particolare dell'emozione. Ecco, ci hai parlato dell'immobile, dell'arredamento che viene fatto di cartone, no? Quindi viene tutto poi messo e tolto dopo un certo periodo. Quindi dici un po', sia per quanto riguarda l'emozione, se puoi parlarci di qualcosa in particolare, dei dettagli. Ma allora, il primo fattore che fa scaturire, diciamo, l'impulso d'acquisto, perché è quello che noi dobbiamo ricercare, l'emozione come impulso d'acquisto. E il primo fattore sono le fotografie, ovviamente, perché ormai quasi tutti il primo contatto che c'è con il nostro potenziale acquirente è tramite il web, nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi sul web si fa la ricerca, si mettono i propri canoni, i propri filtri, e vengono fuori una lista di piccole immagini che noi facciamo scorrere col dito, e cosa facciamo? Andiamo a fermarci su quella che ci colpisce, ok? Certo. E quindi la fotografia è assolutamente il primo gancio che serve all'home stager, ma soprattutto al venditore o investitore, per poter catturare l'attenzione del compratore sul web. E quindi la fotografia, per essere emozionante, deve rispettare alcuni parametri. Intanto essere una fotografia professionale di architettura di interni, che è molto diversa da una fotografia emozionale di un matrimonio, ad esempio. Ci sono proprio delle regole completamente diverse.
E quindi è bene affidarsi ad un fotografo che conosca questa differenza, perché ci sono fotografi di still life piuttosto che di ritratti, di modelle bravissime, bravissimi, che però se fanno poi a fotografare una casa diverso, non sanno sì. come, cioè proprio le regole sono diverse. Beh, parliamo ad esempio della profondità, la luce, cioè sono tanti sì, piccoli aspetti. La luce, che poi... ecco, questo è l'altro aspetto importante, la fotografia deve essere fatta bene e deve esserci la corrente elettrica attivata negli appartamenti. Questo è un altro fattore fondamentale su cui spesso abbiamo delle difficoltà, non tanto quando c'è l'investitore immobiliare, perché in quel caso ha fatto i lavori e quasi sicuramente la corrente è attivata, però se l'appartamento lo si prende e lo si vuol rivendere così, come capita delle volte all'asta, senza dover fare dei lavori all'interno, e lo si può rimettere, o le stragrande maggioranza insomma di appartamenti in vendita non abitati, la corrente non c'è, e questo è un grande limite, perché la corrente attivata, vedete io dietro di me ho una piantana accesa, crea una sorta di atmosfera, pur essendo illuminato questo ambiente anche di giorno, crea appunto quel tocco, quell'emozione, quella voglia di casa, che è quello che noi dobbiamo ricreare, cioè far pensare qualcuno, vede, scusate ma sono in ufficio, sarà il postino, diciamo la persona che vede quell'angolino, adesso che mi sposto che lo faccio vedere, infatti. Deve proprio venir voglia di dire ah che bello andare lì a sedermi a leggere un libro la sera. Beh, questo effettivamente. Il concetto, magari il cliente, la potenziale acquirente non si rende conto di fare questo processo mentale, ma vi assicuro che è proprio quello che capita inconsciamente dentro ognuno di noi, come quando passiamo davanti a una vetrina di negozi di abbigliamento, entriamo perché c'è qualcosa che ci ha catturato la nostra attenzione, insomma. Certo. Quindi questa è l'emozione. E per quanto riguarda invece, allora adesso parliamo sia dei numeri, ad esempio queste differenze, quando una persona, un investitore o un privato, dacci anche dei numeri per quanto riguarda sia gli investitori che i privati, qual è la mentalità e la cultura riguardo l'home staging innanzitutto, e ci dici, ci dai anzi, dei numeri di riferimento che hai avuto fino ad oggi sulla base della tua esperienza di vendite con l'home staging piuttosto certo. che senza home staging. Allora, a livello di differenza culturale tra privato e investitore, sicuramente l'investitore è più pronto al discorso dell'home staging, alla valorizzazione dell'immobiliare. Perché appunto ha una visione prettamente economica del bene che va a acquistare, e quindi grazie anche ai corsi che fai tu, agli interventi, alle presentazioni, è già preparato, insomma, cioè il terreno è fertile ed è facile per un investitore, fa proprio parte della sua equazione, del suo conto economico, pensare di migliorare il prodotto in vari termini, avrà le sue, la sua scala, diciamo noi l'operazione di home staging d'altronde è un'operazione di marketing, no? Certo. Quindi nel momento in cui si mettono le variabili del marketing mix sul proprio business plan, si valuta anche il prezzo di rivendita di questo immobile a seconda del valore del prodotto che io ottengo. E quindi per un investitore direi che è semplicissimo fare questo discorso. Per un privato è un po' più difficile, soltanto perché proprio a livello culturale, come dicevi prima, le agenzie immobiliari che sarebbero le prime a dover capire un po' meglio questo aspetto, e esatto. stanno iniziando a farlo, rispetto piano, a qualche anno sì. fa, vediamo una grande apertura, però le persone non sono abituate, sembra assurdo, se portiamo a vendere un vestito usato, sappiamo benissimo che lo dobbiamo portare lavato e stirato, certo, come sì. minimo, per un vestito che magari dobbiamo rivendere a 10 euro, mentre invece un immobile da vendere a 300.000 euro non si sa bene perché la nostra mente culturalmente non vede quello che è il nostro passato, il nostro... Sì, diciamo che a livello privato passa un po' questo messaggio distorto, che è quasi
come quasi se fosse una spesa e non un guadagno. Sì. Perché poi alla fine quello che bisogna capire è che vedo, come me lo potrai confermare, è proprio il fatto che non è una spesa, ma è un investimento, perché se tu vai a valorizzare già con le immagini, con il marketing, e fai e vendi soprattutto di pancia, che è poi un po' quello che si tenta di fare, no? A cercare di rendere al meglio l'immobile, acquista più valore, perché c'è differenza tra un'immagine che fa schifo e un'immagine fatta con l'home staging, cioè è completamente diverso, quindi diventa un guadagno e non una spesa. Ora, sì. Prima di andare avanti, ci puoi mostrare delle foto, delle prima e dopo di alcune foto, ci dai alcuni esempi sullo schermo, li mostriamo adesso, va bene? Perfetto, va bene. Ok. Il primo case history riguarda un appartamento acquistato all'asta da un investitore a San Lazzaro, che è un paesino in provincia di Bologna, quarto piano senza ascensore, è stato completamente ristrutturato, come vedete pavimenti, rivestimenti, infissi, manca subito giusto una porta e il portone d'ingresso. Ecco, questo è l'allestimento che ho realizzato, come vedete sono pochi elementi che però hanno trasformato completamente l'approccio dell'appartamento. È stato venduto solo dopo una settimana, quindi ho creato la zona giorno, sono stati utilizzati dei colori molto giovani, ovviamente essendo un quarto piano senza ascensore il target era prettamente per una coppia giovane. In cucina, nel bagno mancava il lavandino, avete visto avevo messo una cassetta, alcuni elementi, si fa l'effetto, diciamo, spa, noi lo chiamiamo, e si creano i dettagli emozionali, che sono quelli proprio che attraggono l'acquirente, il compratore sul web. Il bianco e nero e con dei tocchi di arancione. Questa è la cucina, dove appunto è stata simulata la zona cottura con degli stand, con delle console, c'è il tavolo, le sedie, anche le foto di dettaglio sono molto importanti, perché sono quelle che sembrano sciocche, non servono per far capire come è disposta la casa, ma servono a far percepire l'emozione. Ecco, questa invece è una foto che fa proprio capire, anche questa non è bellissima, ma fa capire la disposizione degli spazi, che sono molto interessanti e importanti per gli acquirenti. Questo è sono dettagli della camera da letto, ancora qui dettagli emozionali. Quindi questo è stato venduto dopo una settimana soltanto dalla sua messa in vendita, e quindi il risultato è stato pienamente raggiunto. Ora vi faccio vedere un altro esempio di nuovo da impresa, un appartamento campione. Qui siamo a Peschiera Borromeo in provincia di Milano, una zona residenziale. Anche questo è un bilocale, ma il target è completamente diverso, perché il target è quasi sicuramente un single, ci è stato detto dal costruttore, dall'agenzia immobiliare, e quindi abbiamo pensato che un single che volesse andare ad abitare in una zona residenziale un po', diciamo, alla moda, cercasse comunque, anche se nel verde e nella tranquillità, una casa, un look, diciamo, più urban chic. In questo caso la cucina, come vedete, è di cartone, spesso utilizziamo arredi di cartone che però vengono integrate, vedete, con elementi reali come la pasta, l'olio, e in questo caso limoni e cavolo, che vengono ovviamente utilizzati solo per le foto. Queste sono le foto della zona notte. Qui abbiamo anche tinteggiato le pareti, abbiamo scelto la palette, cioè i colori conduttori per tutto l'appartamento, vengono riportate zona giorno, zona notte, ovunque ci deve essere un filo conduttore, perché l'appartamento non è, l'home staging non è un lavoro fatto per chi deve abitare la casa, ma è un lavoro fatto per una casa da vendere, quindi viene trattato studiando il brand, il look, come per una qualsiasi marca, diciamo, che si vuole posizionare sul brand, quindi deve catturare l'attenzione per la vendita, non per essere abitato. Sembra strano quello che dico, perché dice quello devo comprare chi la abita, sì, ma il concetto di marketing è veramente importante. Anche questi sono i dettagli emozionali che vi dicevo. Questo è l'ultimo esempio, e siamo a Zola Predosa,
provincia di Bologna, un appartamento, come vedete, in stato di completo abbandono, ne avrete visti tanti in queste situazioni e purtroppo spesso vengono utilizzate foto del genere per essere messe in vendita e non capiamo come un cliente possa poi innamorarsi di questa casa che era in vendita da più di un anno. Questa è la sua trasformazione, è stato completamente sgomberato l'immobile, vuotato, abbiamo fatto queste anche qui delle decorazioni alle pareti con questo grigio, abbiamo cercato di ridare l'eleganza a questa casa che aveva perso completamente. In questo caso la cucina anche qui è stata soltanto simulata, vedete è stata disegnata una sorta di cappa, ho messo un elemento che rappresenti la cucina, mentre poi i tavoli, le sedie, i divani sono veri. Come vedete in tutte e tre le case avete visto delle luci accese, questo è un elemento fondamentale, l'illuminazione elettrica per noi è veramente un qualcosa di importantissimo, non si può prescindere dall'illuminazione perché fa parte proprio dell'atmosfera che si vuole creare per attirare sempre il nostro cliente. Qui avevamo anche un angolo studio. E completiamo con l'ultima stanza, questo è l'ultimo esempio, spero che anche questo appartamento, ecco non ho detto, è stato venduto in un mese circa, tra l'altro era agosto. Ok, perfetto, allora sei stata molto chiara e ovviamente io invito tutti coloro che vogliono saperne di più a visitare il tuo sito foscadeluca.com, giusto? Sì, foscadeluca.com. Un'ultima cosa, Alessandro, prima mi hai chiesto i dati statistici che poi parlando alla fine non ho detto. Le statistiche, noi con l'associazione professionale Homestaging Lovers ogni anno facciamo un censimento tra tutti gli interventi da noi realizzati in Italia. E per il 2017, lo facciamo annualmente, quindi ad oggi abbiamo le statistiche del 2017, mentre le statistiche ufficiali per le vendite danno 225 giorni medi di vendita di un immobile, che sono già migliorati rispetto agli anni precedenti, ma comunque parliamo ancora di svariati mesi. E noi con gli appartamenti preparati con l'home staging abbiamo un tempi di vendita di 54 giorni e con una vendita del 94% degli immobili. In realtà le vendite sono numeri interessantissimi, direi, sono, no? sono numeri strepitosi che si possono realizzare. Qualsiasi venditore può realizzare facendo un giusto piano di marketing per la vendita dell'immobile. Perfetto. Se ci puoi dare un'altra curiosità, che sicuramente adesso qualcuno se lo sta chiedendo, la durata, ad esempio, cioè se tra chi ci sta guardando, no? Avrà voglia di visitarvi sul sito, vi contatterà, e io ve lo consiglio di farlo, soprattutto se avete voglia di investire negli immobili o se già avete degli immobili che non riuscite a vendere o che volete valorizzare di più, contattate Fosca De Luca, la persona adatta per questo. Per quanto riguarda la durata dell'arredamento, perché tu hai parlato di arredamento di cartone, no? Cioè viene... Sì, ma non solo, è in parte di cartone, in parte vero, sono le sedie, i divani, adesso okay. Io sono in ufficio qua, guardate... questi arredi, per esempio, sono arredi che io uso normalmente per l'home staging, sono poltrone di design, questo modello okay. Barcellona di Nis Van der Rohe, e questi per esempio invece sono delle poltrone di Le Corbusier, quindi vengono utilizzati, guarda qua vi faccio vedere tutto il magazzino con altri esempi di sedie. Di arredi, per cui vengono miscelati arredi veri e propri con anche mobili di cartone. Perfetto, sì, ottimo. E che durata, cioè come funziona ad esempio a livello contrattuale? Perché è una domanda che si faranno in molti, no? Dacci un po' delle dritte, ovviamente. Ma allora, guarda, a livello contrattuale in pratica si tratta di una sorta di noleggio, no? Di questo arredo okay. che viene fatto al proprietario. E, siccome noi partiamo da questa nostra statistica che in pratica non sono neanche 3 mesi di vendita degli immobili, noi conteggiamo circa come conteggio economico 3 mesi di noleggio e poi ne diamo anche altri 3, quindi normalmente facciamo 6 mesi di periodo di noleggio.
Questo per le vendite, diciamo, normali. Ci sono anche casi, per esempio facciamo anche molti appartamenti campione nei cantieri nuovi da impresa, in quel caso li mettiamo anche un anno, perché viene magari allestito una tipologia a campione per ogni immobile. Per un cantiere di 15, 20, 30 appartamenti, mettiamo, è ovvio che ci vorrà più tempo per la vendita, quindi non è legata a quella vendita specifica e quindi lasciamo l'allestimento anche per un anno. Ma cambia il prezzo, ad esempio 3 mesi più 3 mesi, come hai detto prima, rispetto a un anno, oppure lì, no? Diciamo che poi entra in gioco una variabile commerciale, dipende, diciamo, non c'è una regola vera e propria. Io la mia personale, che conteggio dal punto di vista economico 3 mesi e ne regalo altri 3. Questo diciamo 6 mesi allora, tre massimo. 3 mesi è la media, vuol dire che alcuni se ne vendono in 6 mesi e altri in 15 giorni, certo, o una settimana, che mi è capitato, certo, anche in un giorno, come avete sentito prima negli esempi, sì, che vi ho fatto vedere. Però è appunto una media e quindi metto i 6 mesi, o di prassi do i 6 mesi. Nel prezzo complessivo, dove c'è, si conteggia il progetto, l'allestimento, il trasporto dei mobili andata e ritorno e il noleggio, diciamo, degli arredi, io considero sempre 6 mesi. Poi se si vende prima, lo porto appena è stato venduto. Sì, beh, certo, comunque, ok. Quindi la richiesta di un anno in genere è una richiesta specifica che appunto viene fatta dai costruttori solitamente. Sì, perfetto, ok, sei stata molto chiara ed è un argomento che io invito tutti coloro che ancora non si approcciano o si stanno approcciando all'home staging a prendere davvero in considerazione, perché se si vuole avere un margine maggiore, avere la vendibilità dell'immobile molto più veloce e avere più risultati, l'home staging oggi è sempre più importante, sta prendendo piede proprio per questo motivo. Quindi andiamo avanti con la tecnologia ed è importante non rimanere indietro nemmeno su queste cose, perché di mezzo poi alla fine ci vanno anche i nostri soldi. Quindi se io voglio vendere un immobile o voglio consigliare la vendita, per quanto riguarda la vendita di un immobile a un cliente, la prima cosa che gli dico è sempre l'home staging, perché è molto importante. L'ho capito anch'io quando avevo difficoltà nel vendere degli immobili, con l'home staging ci sono avuti dei risultati, quindi ecco quello che io consiglio. Contattate Fosca De Luca. E se prima di chiudere ci vuoi dire cosa devono fare per potersi mettere in contatto, oltre ad andare sul sito, se hai altre dritte da dare, lo spazio è tuo, puoi dire tranquillamente cosa possono fare. Beh, se mi cercano, ovunque scrivano Fosca De Luca, vengo fuori io. Per su forza. Su internet, su Google, ci sono io. Esco da tutte le parti con la faccia. C'è anche la foto che esco da un cesto, quindi... Quella non l'ho vista. L'hai vista? No, questa non l'ho vista. Ah, la non l'hai vista? No. Va bene, dopo te la mando. Sono anche in un cesto, no? Quindi mi possono cercare tranquillamente. Io, appunto, come avevi detto all'inizio, sono presidente dell'associazione professionale Home Staging Lovers e, avendo anche la scuola tra gli allievi e gli associati, ho un po' una rete in tutta Italia, quindi riesco a fare interventi in Sardegna, in Sicilia, dove ne ho fatti. Più abitualmente adesso mi muovo tra l'Emilia Romagna, Firenze e Venezia, sono un po' le zone dove vado io direttamente, oppure nelle altre città. Hai dei referenti comunque. Ho dei referenti e quindi ovunque chiamano possiamo essere presenti. Perfetto. Voglio dire l'ultimo aneddoto in merito a questo, a quello che dicevi prima, che in America, solo per fare una considerazione, in America, dove come sappiamo con il marketing sono sempre più avanti, no? L'hanno poi in realtà, certo, inventato lì, e dove l'home staging è una realtà consolidata, considerate che l'home stager viene chiamato dal proprietario dell'immobile prima di mettere in vendita l'immobile, perché lo stesso potenziale acquirente, ma lo stesso agente immobiliare che deve mettere in vendita e fare una valutazione, si fa influenzare, certo, dalla preparazione, vero, vero, dell'immobile. Primo perché è un essere umano anche lui, anche se non sembra, e quindi si lascia condizionare.
E poi perché in realtà, essendo un professionista, si rende conto che l'immobile lo vende prima, perché io sfido qualsiasi agente immobiliare che entra in una casa da vendere, appena entra pensa, l'emozione, questa la vendo subito, oppure a cavolo, questa per venderla è un incubo, è così. E quindi lo sì, è sempre una questione di emozione, diciamo, sì, sì. È solo questo, infatti. Va bene, ti ringrazio moltissimo. Perfetto, ok. Per questo spazio che hai dedicato all'home staging e anche a me. Grazie, grazie della tua presenza e vi invito nuovamente a visitare il sito foscadeluca.com. Grazie Fosca della partecipazione, ci perfetto, vediamo presto. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro, ciao a tutti, buon agosto. Ciao.